Il gruppo Volkswagen dà inizio ai richiami delle auto coinvolte nel Dieselgate, ma restituisce una vettura che secondo i nostri test non è più Euro 5, ma Euro 4. Dopo la rimozione del software truffaldino, infatti, le emissioni di ossido di azoto, NOx, superano di circa il 25% i limiti stabiliti dalla legge per ottenere l'omologazione. E quanto scoperto testando un Audi Q5 coinvolta? Ne abbiamo misurato le emissioni prima della modifica? Con la telecamera nascosta siamo andati in assistenza Audi per l'intervento. E infine siamo tornati in laboratorio per testarla nuovamente e vedere cos'era effettivamente cambiato. Ci siamo chiesti, sarà proprio come il gruppo Volkswagen dichiara nei documenti che consegna, che tutti i valori rilevati in sede di omologazione rimangono invariati? Le nostre prove dimostrano che non è così. Eccoci nel laboratorio, iniziamo con la prima prova sul ruolo. Il guidatore nella sala emissioni sta guidando su banco a rulli l'auto secondo il ciclo di omologazione standard, seguito da un ciclo rappresentativo della guida reale su strada urbana. Le emissioni vengono campionate e raccolte in sacchi appositi. Terminata la fase dei test su rulli, inizia quella su percorso stradale, montando prima questo macchinario, il PEMS, che permette di misurare emissioni e consumi reali durante la guida dell'auto. Faremo un percorso composto di una prima fase urbana, una seconda extraurbana e una terza autostradale. Misurati i consumi ed emissioni prima della modifica, ora è il momento di portare l'auto nell'officina Audi, dove non ci si perde più di tanto in spiegazioni. Non è per la questione quella delle emissioni, praticamente modifica alcuni parametri. Tutto bene con la macchina? Assolutamente sì. Audi ci restituisce l'auto, si scusa per il disagio e ci ringrazia del disturbo regalandoci alcuni gadget. E dopo aver portato l'auto in officina per la modifica del software, ora eccoci tornati in laboratorio per ripetere gli stessi test su rulli e infine anche su strada. Vediamo cos'è cambiato dopo l'intervento. Mentre su strada le emissioni sono rimaste sostanzialmente immutate dopo l'intervento di Audi, è nel test di omologazione sui rulli che abbiamo invece rilevato un chiaro aumento delle emissioni di NOx. Poteva essere prevedibile, visto che il software eliminato con l'intervento serviva proprio per abbassare le emissioni nella fase di test. Peccato però che questi valori siano ora così alti da sforare di gran lunga i limiti Euro 5, 225,5 mg di NOx al chilometro contro i 180 previsti dalla normativa, il 25% in più. Come commentiamo i risultati del test? Con il Dieselgate Volkswagen ha ingannato tutti i cittadini e i consumatori. Ha ingannato anche le autorità pubbliche di controllo, quelle tedesche e quelle italiane. Ora, dal nostro test risulta che Volkswagen continua a ingannare. Dopo il richiamo, le auto non rispondono ai requisiti dell'Euro 5. Quindi noi chiediamo sanzioni esemplari da parte dell'antitrust e stanno per arrivare. Ma chiediamo anche un adeguato risarcimento. Per questo stiamo battagliando davanti al Tribunale di Venezia con la nostra class action. Aderite gratuitamente presso il nostro sito altroconsumo.it.